Cristobal, benvenuti alla terza puntata di Suoni, appuntamento dedicato alle più interessanti realtà musicali che arrivano dalla Puglia e che insieme a Puglia Sounds noi portiamo su questo palco a proporre la loro musica rigorosamente dal vivo. Due band anche quest'oggi e subito la prima la presentiamo, i Fabrica. Ciao, ciao, ciao Tiziana. Ciao. Come stai? Bene. Ci presenti molto il resto bene della band? Sì. Ci facciamo subito conoscenza. Esatto, Agostino Scaranello al basso. Benvenuto. Stefano Milella alla batteria. Alessandro Semisi alla chitarra. E Raffaele Stellacci alle tastiere. Molto bene. Fabrica, una B con la Y e con la K. Una cosa più semplice? Beh, ci è venuto questo nome, nel senso che... Come vi è venuto? È un nome che fa riferimento a un documentario di Kieslowski. Ah, no, spieghiamolo chi è Kieslowski. È un regista polacco. Famosissimo, noto per... Per la trilogia. Oppure? Beh, La doppia vita di Veronica e tanto altro. Bello, siamo in interrogazione questa, è certo, divertente. Noi dobbiamo rendere, come dire, la cosa anche comunque popolare. Comunque si è partito da quello... Però poi alla fine non c'entra molto con il documentario di Kieslowski che si chiama Fabrica. Quindi potevamo partire anche da un cinepanettone con De Sica e Boldi? Beh, non sarebbe stata la stessa cosa. Vabbè, ma c'entra con la musica che proponete? Sì. Come? C'entra perché il suono della parola, cioè almeno quando io ho visto, ho letto Fabrica come scritto sul testo, mi dava proprio questa idea di una musica un po' dolce, però anche un po' in qualche modo, cioè fredda e dolce allo stesso tempo, perché prima il progetto Fabrica era un po' diverso, facevamo musica elettronica unita anche a musica acustica e elettrica, invece ora è un po' cambiata. Li ascoltiamo allora, Fabrica, a Suoni. Grazie. Stop!
La musica dei Fabrica qui a Suoni. Voi arrivate da Bari, siete una giovane band barese, ma avete cantato in inglese? Sì, cantiamo anche in inglese. Anche? Sì, quindi anche in italiano? I nostri pezzi sono sia in italiano che in inglese. Tutte come due. Mai? Una scelta? Una scelta nostra, così. Ci viene di scrivere in entrambe le lingue, quindi lo facciamo. Ci viene, quindi è un lavoro di gruppo? Esatto. No, non litigate, non vi ammazzate, non vi prendete per capelli. Secondo te? Secondo me un sì. Un pochettino. Sì, da dittatore però in quanto io sì. Ci sta. Sta nel, no? Nella creazione, anche lavorare insieme a una band, tutti insieme, ci sono scontri, poi ci sono momenti anche molto belli da condividere, insomma, da vivere insieme. Sì. No? No, me lo auguro per voi, cioè, sì, non vorrei foste abbonati al 118, va, cioè, per riuscire a chiudere un pezzo, un testo, un arrangiamento. Torniamo comunque tra poco, sempre con i Fabrica, qui a Suoni, state là. Bentornati a Suoni, sempre con i Fabrica, la prima band salita sul nostro palco quest'oggi. Allora, che canzoni ci state proponendo in realtà su questo palco? Roba nuova, roba vecchia? Noi stiamo praticamente ora suonando dei pezzi del nostro EP, che si chiama Five Days, sì, che è uscito lo scorso anno. Five Days, non cinque giorni? Sì, esattamente cinque giorni. In inglese? In inglese. Sono internazionali? Cinque giorni perché l'abbiamo registrato in cinque giorni. Ah, ecco perché. Abbiamo registrato l'EP in cinque c'è giorni. C'è sempre un motivo. Non sempre, però in questo caso c'è. Questo EP, dicevi? L'abbiamo registrato e nulla, quindi abbiamo suonato, vi stiamo suonando dei pezzi che fanno parte di questo EP.
e nulla. E ora siamo invece in lavorazione del nuovo album, stiamo realizzando il nuovo album. A che punto siete? Stiamo in fase di registrazione, nel senso che adesso entriamo. State scazzottando sulla linea da seguire. C'è sempre questa idea dello scazzottamento, ma sì. Non è così, no? Devo dire, in questo momento in lavorazione dell'album non stiamo avendo grossi problemi. È solo perché è l'inizio, guarda, arriverà quel momento in cui... Ma speriamo di no. Avete, come dire, una data circa di uscita di... Non sappiamo ancora bene, dobbiamo vedere tra marzo e aprile, comunque dovrebbe uscire l'album. Del 2013, certo. Del 2012. 2013, che fai? Prendi i veri fondelli? Sto scherzando. Guarda, ti caccio, ti metto il playback, eh? Vabbè, va, tornate a esibirvi, dal vivo. Grazie. Fabbrica, a suoni. Grazie.
Giro ancora intorno alla casa a te, ti ho costruito, ora un rifugio dove ho posto le scatole di noi, ma il tempo porterà via i tuoi. Questi erano i Fabrica con la loro musica qui dal vivo a Suoni. Grazie. Grazie a voi. Grazie Tiziana, grazie ragazzi. In bocca al lupo per la realizzazione dell'album, per tutti i live che farete, anche per testare il materiale. Mi raccomando, non picchiatevi. Pace. Love and peace. Love and peace. Bene. Prima di prenderci una pausa e di tornare tra poco con la seconda band nostra ospite, vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con il Medimex, la seconda edizione della grande fiera dedicata alla musica che si terrà dal 29 di novembre al 2 di dicembre alla Fiera del Levante di Bari. 8.000 metri quadri di esposizione, 150 stand, 50 appuntamenti e incontri. Tra questi ci sono gli incontri d'autore dedicati, diciamo, al vasto pubblico, poi ci sono i keynote con gli incontri con esponenti del music business italiano e poi ci sono anche le botteghe dell'artista. In questi appuntamenti ci saranno grandi nomi del panorama italiano e non solo, perché per esempio ci sarà il 30 di novembre Giuliano Sangiorgi, leader di Negramaro, insieme a Caterina Caselli, il giorno successivo ci sarà Nicola Piovani e poi ancora avanti Antonello Venditti, Congo Rock e Max Pezzali. Il tutto, tutte queste informazioni le potete trovare su www.medimex.it. Restate con noi, tra poco ancora Suoni.
Bentrovati a Suoni, seconda parte e soprattutto seconda band pronta a esibirsi rigorosamente dal vivo su questo palco, ovvero i Crifiu. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, ciao. Benvenuto, ciao. Benvenuta anche alla band che ci presenti. Sì, allora vi presento subito Luigi alle corde. Alle corde, Ivan alla chitarra, sì. Buzuki alla batteria, c'è Ivan, suona anche il buzuki. Sono delle corde un po' più tradizionali. Capisco, buzuki, vai, pensavo fosse una malattia. Ivan alla batteria, Matteo al basso e Sandro fiati e programmazioni. Crifiu. Che significa Crifiu preso da? Crifiu è un acronimo, e inizialmente aveva un suo significato, insomma, interno. Adesso non si può sapere perché adesso identifica solo ed esclusivamente il progetto. Quindi non possiamo risalire all'origine? No, non si può risalire all'origine, non mai farlo. Allora, cosa possiamo invece raccontare di voi, della vostra storia? Salentini? Salentini, sì, partiamo dal Salento e poi come abbiamo guardato a diverse terre per approdare ad un suono che è quello attuale. Noi amiamo molto guardare le melodie del Mediterraneo e farle viaggiare su un groove molto contemporaneo fatto di batterie elettroniche e chitarre elettriche. E buzuki? Che fa figo. Fa parte della tradizione. Fa figo, buzuki, mi piace molto. Beh, io sono pronto ad ascoltarvi, voi siete pronti? Noi siamo pronti a suonare. Perfetto, Crifiu, qui dal vivo, a Suoni. Niente, scusa. A te che come me sai che non c'è più tempo per pensare di perdere altro tempo, come se ne avesse ancora tanto la terra per poter continuare a vivere ferita come te. A te che come me sei arrivato fin qui dimenticando che un altro mondo non c'è, perciò è tempo di cambiare rotta, perché solo cambiando rotta si riparte. Da te che come me pretesti non ne vuoi, ora lo sai che non c'è tempo da aspettare per me, per te, per voi, per quelli che dopo di noi sono gli eredi di una terra da tramandare. This is a song, this is for you. Run away because my excuses. This is a song, this is for me. Run away because my excuses. This is a song, this is for you. Run away because my excuses. This is a song, this is for me. E dico a te che già lo sai che è proprio questo il tempo per provare a riprendere la rotta, per poter vedere ancora il mondo, danzare con il sole e acqua, terra e cielo, respirare con te. Sì, te che come me non è più scuse per dire che tutto questo c'entra poco con te, perciò è oggi il tempo di cambiare, perché lo sai non c'è un domani che non parta da te. Che come me pretesti non ne vuoi, ora lo sai che non c'è tempo da aspettare per me, per te, per voi, per quelli che dopo di noi sono gli eredi una terra da tramandare. This is a song, this is for you. This is a song, this is for me. This is a song, this is for you. This is a song, this is for me. This is for you. This is a song, this is for you. This is a song, this is for me. This is for you. We'll be right back.
C'è qualcosa di molto importante da ricordare, ed è una cosa indispensabile, quella di ricordare che oltre me, oltre noi e oltre voi c'è sempre l'altro. Per vedere la metà di luna che non si vede, ascoltare è il solo modo per capire la metà di terra che dorme in guerra, ascoltare è il solo modo di sapere quello che c'è nella polvere dei sogni, ascoltare è il solo modo di imparare che si impara tanto stando un poco ad ascoltare, e ciò che conta, quello che più conta, è non accontentarsi di chi ci accontenta, che se pensi di non sentire chi ti sente, quello che non sai che ti spaventa, è ciò che conta, quello che più conta, è non accontentarsi di ciò che ci accontenta, e se guardo i cieli che da secoli si inseguono, è quello che non so che più mi canta oltre me, l'altro oltre noi, l'altro oltre te, l'altro oltre noi, oltre voi, oltre me, l'altro oltre noi, l'altro oltre te, l'altro oltre noi, oltre voi. Ciò che conta, quello che più conta, è non accontentarsi di chi ci accontenta, che se pensi di non sentire chi ti sente, quello che non sai che ti spaventa, è ciò che conta, quello che più conta, è non accontentarsi di ciò che ci accontenta, e se guardo i cieli che da secoli si inseguono, è quello che non sono che più mi incanta oltre me, l'altro oltre noi, l'altro oltre te, l'altro oltre. Ascoltare è ciò che serve per capire che oltre noi e oltre voi c'è sempre l'altro! La musica dei Crifiu qui a Suoni, rigorosamente dal vivo. Andrea si munisce del microfono. Cambio per poter microfono. Scambiare okay. Quattro chiacchiere con me. Allora, leggendo la vostra biografia, diciamo che stringendo, voi volete suonare dal vivo. Noi vi abbiamo dato in qualche modo anche questa possibilità, e ne siamo anche contenti e orgogliosi. Questo ci fa piacere. Cioè, è il vostro ambiente. Qui. Sì, noi siamo un gruppo che è stato sempre sulla strada da sempre. Abbiamo incominciato ad abbracciare gli strumenti, eravamo insomma dei piccolini fino a poi... l'altro ieri, dai. Adesso, quanto sarebbe? Mica siete così vecchi. No, non siamo così vecchi, però io e Gigi siamo più grandi, abbiamo 30 anni, quindi non siamo vecchissimi. C'è gente molto più vecchia qui. C'è ancora tante strade e tanti palchi da certo. fare.
E quindi siamo stati sui palchi da sempre, abbiamo condiviso sia il palco che il retropalco con grandi artisti e abbiamo... Facciamo qualche nome, perché io li conosco, ma magari... Ma per farti qualche nome proprio di grosso calibro, Massilia Sound System, Asian Dub Foundation, Caparezza, Modena City Ramblers, Gang, e ce ne stanno tanti tanti altri. Tutte belle esperienze. Ah sì, positive. Ottimi ricordi. Sì, sì, sì. Esperienze che poi ci hanno fatto crescere, abbiamo portato a casa un bagaglio sempre, sempre pieno, sempre, come dire, sempre più pieno di feste e di gioia. E tutta questa strada ci ha fatto poi approdare all'ultimo nostro lavoro discografico, che è Cuori e Confini. Del quale parliamo tra poco, anche okay. Perché ascolteremo la title track, come dicono i DJ, quelli fighi. Restate con noi, tra poco ancora suoni. Ancora suoni, ancora musica dal vivo, firmata Puglia e firmata in questo caso dai Crifiu. Esatto. Allora, stiamo per ascoltare una canzone che si chiama Cuori e Confini ed è la traccia che dà anche il titolo al vostro ultimo sì, album. Cuori e Confini è praticamente anche il titolo del disco. Abbiamo scelto di utilizzare quello perché è quello che più racchiudeva l'intero concetto, insomma, del disco. Cuori e Confini parla di qualcosa di indispensabile, che è il dialogo tra culture, è un invito ad aprire i confini, perché il nostro confine non è un confine che divide, ma è un confine che unisce. Beh, tra l'altro noi al sud in generale, in Puglia in particolare, siamo letteralmente una porta spalancata verso il Mediterraneo e le altre culture. Infatti. Quindi chi meglio di noi in qualche modo può raccontare questo discorso del cuore e dei confini? Voi infatti, il cuore dove ce l'avete? Mi collego a questo tuo Mediterraneo, perché noi abbiamo dato vita ad un singolo. Tra l'altro vi ricordo che c'è un video anche su YouTube, il video appunto di questo singolo, che è Rock and Rai. Quindi dove c'è se qualcuno ancora non l'ha visto, andate a vedere. E tu hai approfittato per fare una vacanza in Medio Oriente, dai. Ho detto vado a realizzare io il video. No, giuro che sono andato a lavorare. Sì, certo. No, ma infatti. E sono state delle terre le quali abbiamo sempre guardato a livello musicale, e Rock and Rai è proprio un riassunto, racchiude bene tutte quelle che sono le influenze che i Crifiu amano tenere dentro di sé. E allora ascoltiamole entrambe queste canzoni. Okay. Crifiu qui a Suoni. Un invito ad aprire le mani, a spiegare le vele, ma soprattutto ad aprire i nostri cuori e confini. C'è stato un tempo in cui chi veniva da lontano aveva gli occhi di un profeta o forse un dio. Oggi il mio tempo appare ancora più lontano, e ignora di guardare in volto l'orizzonte. Eppure nel suo viaggio Ulisse fu accolto, nutrito e lavato, prima ancora che gli si chiedesse quale fosse il suo nome e il paese in cui è nato. Apri le porte. E questo è il tempo per capire, guardando più lontano, che non ha senso chiudere i nostri cuori e confini. Eppure nel suo viaggio Ulisse fu accolto, nutrito e lavato, prima ancora che gli si chiedesse quale fosse il suo nome e il paese in cui è nato. Aprì le porte. Giorno che viene domani, apri le mani, apri le tue vele, apri le frontiere al senso di un patire insieme.
ogni frontiera, oltre ogni barriera, per un dialogo tra culture, queste cuori e confini. Apri le porte, apri le al vento, apri le al giorno che viene domani, apri le mani, apri le tue vene, apri le frontiere al senso di un patire insieme. Da un insieme di culture nasce il prossimo brano, che è Rock and Rai. La musica sta cambiando. Per un Mediterraneo di pace e fratellanza, questa è Rock. Mescola i sogni, mescola i venti, mescola lingue, deserti e strumenti. Rock and Rai, life and music, c'è un mondo nuovo a due passi da qui, dove cadono i re, cade il Rai, sale il ritmo di Rick Darbuka e Fendi. Rock and Rai, life and music, c'è un mondo nuovo a due passi da qui, sta danzando sull'onda, danza sull'onda del mare che bagna le terre, del mare tra le terre, mar Mediterraneo. Il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Ed è tanto che la storia ne insegna, canna bandiera libera dei russi se bagna, ed è tanto che la gente supporta, per questo sei ribella, con un sei de morta, ed è tanto che ogni faccia lo potere, generali mostri che lo sanno divorare, ed è tanto che lo mare diffonde, rabbia e passione se mescano alle onde. Ritornerà, abbandonando le guerre, verso il mare andrà, dal mare blu, da noi verrà, porterà la pace nel mar Mediterraneo. Il mare tra le terre, 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 mar Mediterraneo. Io magrebino, turco, algerino, berbero, libico, greco, iracheno, io tunisino, io marocchino, siriano, andaluso, occitano, sloveno, io montenegrino, bosniaco, croato, palestinese, israeliano, egiziano, io libanese, io albanese, io salentino, io italiano, figlio del mare che in mezzo alle terre, figlio di terre abbracciate dal mare, le unisce la storia, la tradizione, cultura, memoria, musica e parole. C'è un mondo nuovo a due passi da qui, sta danzando sull'onda, danziamo sull'onda del mare che bagna le terre, del mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra le terre, mar Mediterraneo. Rock and Rai, life and
Music, c'è un mondo nuovo a due passi da qui. Rock and Rai, Life and Music, un mondo nuovo a due passi da qui. Rock and Rai, Life and Music, c'è un mondo nuovo a due passi da qui. Rock and Rai, Life and Music, un mondo nuovo a due passi da qui. Rock and Rai. Erano i Creefew qui a Suoni con Rock and Ray, e con questa canzone noi chiudiamo questo nostro appuntamento. Grazie ragazzi. Grazie a voi, ricordo a chi ci sta vedendo di venire a trovarci sui nostri spazi multimediali. Hai uno spazio multimediale. Esatto. Si nega più niente a nessuno. Si chiude qui questa nostra puntata di Suoni, appuntamento a domenica Telenorba 7 alle 23.30 circa, in replica sempre domenica Telenorba 8 alle 15. E chiudiamo ancora con la musica Made in Puglia con Davide Berardi e la sua 5 minuti. Saluti da Cristobal, alla prossima. Parliamo ancora un po', solo per 5 minuti, restando in piedi se vuoi, fermi al binario seduti. Dimmi un po' quello che vuoi, quando e se ritornerai. Basta che l'ultimo attimo resti quello più lungo per noi. Parliamo ancora un po', strano se restando muti, tristi e induriti abbassiamo lo sguardo fra tanta gente che va. Amico caro, che c'è? Che io non son più lo stesso, e stai per dirmelo che dopo non è come adesso. Devo rimettermi in gioco, anche se quello che ho è poco. Devo tornare a giocare, anche se mai vincerò. Restiamo soli un po', ancora 5 minuti. Il treno parte, lo so, gli ultimi brevi saluti. Male che fai distanza, il vino ti curerà. La terra chiede pazienza, agli alberi la libertà. Male che fai distanza, il vino ti curerà. Io ho chiesto ad ogni esperienza di dirmi la verità. Amico caro, che c'è? E che io non so più lo stesso, e stai per dirmelo che dopo non è come adesso. Devo rimettermi in gioco, anche se quello che ho è poco. Devo tornare a giocare, anche se mai vincerò. Amico caro, che c'è? E che io non so più lo stesso. Devo tornare a giocare, magari poi vincerò.